Una piccola percentuale di persone può essere soggetta a disagio o convulsioni se esposta a luci lampeggianti. Quindi, se sei sensibile alla. Epic Games ne è letteralmente pieno. Epic Games mostra anche vari personaggi impegnati in azioni di violenza comiche e fortemente assurde. Nel migliore dei casi, vedrai spesso sangue sul pavimento. Nel migliore dei casi, vedrai spesso sangue sul pavimento, assisterai alla decapitazione di adorabili coniglietti e molto altro. Perfetto. Ah, ok, adesso c'è il menu. Ok, perché io avevo avviato e mi aveva mandato subito in partita, quindi la prima volta ti fa vedere, ti fa entrare subito in partita, però esiste un menu, d'accordo. Si può usare il controller? Sto chiedendo troppo? Mi sa di sì. Niente, non si può usare il controller, quindi. Continua, no. Non c'è nuova partita. Ok, così si chiude il gioco. Perfetto, bene. Ok, cominciamo la. Un avviso. Va bene, d'accordo. Se c'è una freccia, c'è una croce. Ne so io che chiude il gioco così brutale, Alt F4. Nota, Happy Game non è un gioco allegro. D'accordo, non ci sono opzioni. Vabbè, continua, facciamo continua perché tanto io non mi ero mossa. Non ci sono opzioni. Non c'è. Madonna, che paura! Buongiorno ragazzi, come va? Epic Game è come la pubblicità del Parmigiano Reggiano, esatto. Allora, io non so i tasti, nessuno mi ha detto un cazzo. Ok, forse è solo un punta e clicca, forse non serve. Io ho un acchiappasogni uguale comunque. Non so se sia un male. Ha perso i capelli. Ha perso i capelli. Ah sì, è proprio. Ok, è proprio punta e clicca. Ma che succede? Ah, cambiano cose! Vabbè, questa roba è jumpscare da morire. Squid Game, disegnato male. Che cosa sta succedendo? Oh no, oh no. Oh no. Piedini, piedini imbrattati. Ah, questi sono gli adorabili coniglietti di cui parlava. Adorabili coniglietti, ragazzi. Ripeto, adorabili coniglietti. Va bene, per ora è la cosa più normale che abbia visto. Ok, stanno succedendo cose. Oh no. Ce la posso fare. Ma sta per esplodere? Il bambino. Ah no, è solo posseduto. Ma serve a qualcosa questa cosa che sto facendo, a parte traumatizzarmi? Posso. No. Ah, sono un disegno che pensavo fosse una busta. Oh
Oh no, questa è la nostra stanza. Questi probabilmente siamo noi. The Happy Wall. Ho sbloccato l'achievement di Happy Wall. Ok, è sparito, non c'è più niente. Era... Ah no, forse ricomincia il loop. Sì, ricomincia il loop. Va bene, è stato molto educativo. Perfetto, perfetto. Vi aumento il volume e sono sicuro che apprezzerete. Sono sicuro che apprezzerete, ve lo aumento un pochino. Prego, prego, è sempre un piacere. Che bello, un regalo! Va bene. Io non so che dire, non... Siamo a quanto? 8 minuti di live, perfetto. Perché? Tutto questo perché? Era un bambino impalato, sì, era un bambino impalato. Ah, vabbè, ok. La palla, la palla. Ah, ci ruba la palla, vero? Esatto. Sì, ma quale genitore di merda lascia un bambino al parco giochi? Che cazzo è que... Quale genitore di merda lascia un bambino da solo che non sa neanche camminare? Devo prendere la palla. Prendi la palla. La palla. Bimbo, prendi. Ah, che la devo seguire. Se torna indietro? C'è niente, penso sia linearissimo. Sì, ok. Prendi la palla e scappa. D'accordo. No. Devo sollevare. Sì. No.
Ah no, era quello in mezzo, ok. Ok, così. Troppo brava, troppo, troppo brava. Perfetto. E adesso? Io ormai ho il trauma delle scimmiette coi piatti, comunque. Ce l'avevo già dai tempi di Cuphead, comunque. Diciamo che dopo Arcane, insomma. Allora. Questo gioco rilassante, sì. Vi state divertendo? Bene, sono contenta per voi. Succedendo. Ok, qui non. Ah, la palla va bene. Segui la palla, bambino di merda. Va da sé ovviamente che se siete dei soggetti fotosensibili è altamente sconsigliato guardare o giocare questo gioco, perché come avrete notato ci sono delle luci abbastanza fastidiose, cioè anche per una persona normale, sono fatte per essere di su cosa, porca puttana! So che cazzo farmene del tuo regalo di merda, che devo fare? Ah, devo cliccarci so. Ah, devo tirare. Mi sento stupida. Cazzo devo fare con sto schifo? Ah, ok, così. Okay. Cosa? Regretting life decisions. Ah, ora c'è la musichetta, ok, con la canzoncina. Ah, che bello.
devo salutire, no? Ah, che dolore! Che dolore! Ah, devo... Ah, capisco. Bimbo, vai. Ah, devo... Salve, grazie a voi che mi dite salute. In questo momento salute ce n'è molta poca. Oh merda! Ridi, dopo quello che è successo ridi. C'è niente da ridere qua. Comunque devi avere molti problemi per pensare questa cosa. Ecco. Devi avere molti problemi, secondo me. Ok, va bene. Ma l'importante è che il bambino rida. Felicissimo. D'accordo, uscirà qualcos'altro. Bambino proprio tranquillissimo. Sì, no. Treno, hai rotto le palle, eh. Preoccupato? Si può muovere da qua. Ok. Oh, è che ci vuole. Io non ho idea di cosa ho fatto. Io ho solo cliccato. Però ha funzionato. Qui, d'accordo. Thank you.
Toy Story 5? Ah, io devo... Ok. Va bene. Mi serve... l'ho capito adesso, scusatemi. Non so perché ero convinta che dovesse uscire la paperella. Invece no, deve uscire questa. Ok. Che va qua. Scusatemi, ero convinta. Per il culo mi prendi! Vaffanculo! Mi prendeva per il culo! È il cubo di Rubik con dentro il gioco delle tre carte, come no? Più. Oh. Io non so più cosa dire. Forse ho capito. Ah.
Cos'è una macarena malata? No! Non fammelo rivedere di continuo! Avanti. Questa è la cosa più normale che ho visto finora. Ah no, scusate, ci sono dei bambini impalati, perdonate, non avevo notato questo particolare, perfetto. Questo è un altro livello, quindi abbiamo superato. Adesso abbiamo un problema col coniglio, ah, quindi ora ci saranno i coniglietti. È tutto colorato, bene, bene. Ok. Bene, bene. Alzati dal letto. Alzati dal letto! Qui, questo, to, ecco. Ho sbagliato qualcosa, penso, credo. Devo... Ok, questo è il buco, ho capito. E lui deve mangiarsi il coniglio, non me, suppongo.
quindi lo do a lui. Ma se io... Ah, io mi posso spostare prima però, giusto? Non devo suonarla. Sì, invece. Devo farlo prima che loro si spostino. Io poi non mi posso muovere più. Devo fare un gioco di gambe incredibile. Corri! Ok, ok, ok. No, no, forse la prima... Ok, la prima volta forse mi deve mangiare e devo capire come funziona. No. D'accordo, ho fatto una cazzata. Sì, no, per adesso è la cosa più normale, sinceramente, è vero? Allora, se mi metto qua... Ok. Faccio così. Corri, corri, corri! Difficoltà, c'è pure la difficoltà. Allora, lui mi raggiunge e i conigli sono più veloci di me. Attenzione! Ah, vabbè, sono cretina io. Ok, sono cretina io. Ci sono più carote, non ce n'è solo una. Allora è facile. Top. No, aspetta. Dai, tu mangiati questo. Ok, ok, allora. Poi c'è questa. Vabbè, questo lo do a te. Ok. Grassi. Adorabili coniglietti, sì. Quando arriva il coniglio grosso, io non posso muovermi più, non ho più controllo, va in automatico, non posso scegliere io la direzione, quindi ora dovrebbe funzionare. Penso che si distrarrà mangiando i conigli grassi, giusto? Ora lui corre, io corro, lui si mangia i conigli, esatto. Esatto, faccio così, ti prego. Ce l'ho fatta, dai, dai, dai. Dai che ce l'ho fatta. Posso. Yeah! Sì, la carotina che canticchia, deliziosa. Questi bei conigli. Ah, bene, bene. E adesso? Anzi che non provano a uccidermi perché ho le carote in, quando ho le carote in mano. Ok. Ok, lui non riesce. Non ce la facciamo.
da soli a tirare la carota. Ok, ora è quasi un gioco. Ora è diventato quasi un gioco. Prima era solo ansia. Adesso mi sento coinvolta anche a livello intellettivo, non soltanto a livello di male. Bene, 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 ok. Vabbè, abbiamo capito cosa succede qua, sì. Quindi... ok, allora... ho la brutta sensazione di avere capito cosa bisogna fare. La devo fare? Esatto, vieni qua. No, non più. Ok. Mi sa che si fa così, Ok, sono abbastanza sicura che non funzioni così. Però... sali sulla... salici, ti prego. Sali su questo. Ok. Ok. Perfetto, ottimo. Allora, devi levarti dal cazzo, esatto, fai così. Miracolo della nascita, ma io sono sicura che i conigli si riproducano così. Al 100% accurato, sono sicura che funzioni così. Ok, non ci sono più carote, quindi adesso dobbiamo tirare insieme ai coniglietti per tirare il carotone gigante. Ok. Tirati a fare il coniglio. Devo fare? Tira sto... Ah, ok, dovevo solo insistere. Va bene. Non so se è una buona idea.
Cosa sono queste cose? Posso? Sì, la posso rompere. Ora esplode. Ok, sono... Vediamo che c'è in giro. Cosa ho fatto? Dovevo attivare le trappole. Ok, vabbè. Era importante vedere questa cosa. Bene, ok, allora... Io ho capito, che cazzo devi fare? Ho attivato il mouse.
indietro di così. Vabbè, questo ci penso dopo, eh. Tu. Esplodi. Capito? Devo farli esplodere, però non capisco il motivo di fare questa cosa. Stiamo facendo i bulli. Stiamo praticamente facendo i bulli. Mi sento stupida. Sto facendo qualcosa. Ah, ok, lui. Ok, una cosa l'abbiamo finita. L'abbiamo fatta. I miei occhi, però. Questa l'abbiamo fatta pure. Quindi non dobbiamo ucciderli tutti per forza, giusto? Non devi per forza ammazzarli tutti. Vuoi traumatizzarti in qualche modo? Un cazzo, mi frega. Stronzo. Stronzo. Lì che ci devo mettere? Ah, aspetta. Io pensavo fosse un palloncino. Ok, tu sei scoppiato. Non c'è nulla? No? Tu che sei così felice? O sei tranquillo così? Posso afferrarti e farti. Oh! Questo non conta niente però. Ah, aspetta, ok, ce l'ho. E adesso questo si attacca qua. E tu ti metti qua. Oh!
Ce l'abbiamo fatta, meno male. Come faccio a rovinarvi la vita? Un modo per rovinarvi l'esistenza? Tipo a loro, no? Ma loro sono felicissimi. Sì, felice ancora per poco, esatto. Doki Doki, dicevano. Gioca Doki Doki. Che cosa sta succedendo? Sì, dentro la testa del coniglio ci sono altre teste, no? Sono tutti bambini? Può essere. E niente, è diventato un trip di acidi. Perfetto. Ok, forse non è una buona idea. Forse è un utile strumento che ci servirà dopo. Eh no, mi sa che non devo tornare indietro. Serve qualcos'altro, forse. D'accordo.
camminare, bimbo. Devi camminare, non ti stavo togliendo la forchetta di mano. Non si fa così. Capisco che devo fare. Forse devo spostare. Posso prenderli? No. Mi seguono? Mi sa di no. Forse sì. Forse sì. Ok. Cazzo servite? Ma di passare non posso passare. Prenderli in mano non posso prenderli. Io devo passare di qua. Oh, ah, ok, piatto, va bene. Senza aiuto da casa, cioè sto facendo tutto. Ok, quindi faccio così. Salgo sopra. Dai, ce la fai, porca miseria a te però. Sali, sali sopra, sali. Ok. Troppo brava. Quanto è quotata la morte orribile dell'altro bambino? Ecco. Bene. Bene. Yeah.
Brexit, US, grazie. Di nuovo! Neanche il tempo! Scusate. Si diverte così. Io ho cavato gli occhi. Qualche metafora che mi sta sfuggendo. La psicoanalisi è importante. Queste sono chiaramente le mani di Topolino, comunque, nel caso ci fossero dubbi, eh. No. Ma sei scemo! Thank you.
Cosa sta succedendo? Ah, c'è pure il figlio di Troia comunque di te. Va bene. Sta facendo da solo, eh. Ah, bene, 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 a po'. Quindi devo fare. Scusate, dovevo fare lo spiedo. Vi chiedo scusa. Doveva essere fatto bene, le cose qua si fanno. Scusate che non avevo. Bene, quelle altre splendide avventure ci aspettano dentro queste graziose palline gialle. Ok, oh, bene, bene, allora. Sole. Ha senso, ha perfettamente senso, no? Bene! F12, fantastico. Non so cosa dire. D'accordo. Vabbè, qui sono trita. Ecco. Sì, devo metterci. Devo. No, levati al cazzo. Allora. Ah, bene, beh, eccolo. Strappano così a caso. Sta benissimo.
trapano random. Non posso richiuderlo. Guarda, arrabbiatissimo. Posso mettere lui dentro? Aspetta, allora faccio entrare il coniglio. Secondo me deve morire la testolina, capito? Esatto. Esatto, deve morire la testolina. Sì, ha molto di Happy Tree Friends, è vero. È vero. Un po' peggio questo, leggermente peggio. Ok, abbiamo ucciso il mostro, quindi questi erano i tre core, diciamo. Questo era un boss. E adesso possiamo prenderci il nostro coniglietto. Oh, il coniglietto. Perfetto. Emanuele, grazie. Guardate, è bella che sono quando devo guardare le vostre notifiche e mi giro tutto il corpo perché sono completamente bloccata. Va bene. C'è ancora il mostro che rompe coglioni? Questa creatura che si è avvicinata a noi, o l'abbiamo creata noi in ogni caso, che porca miseria di ansia, nel momento in cui abbiamo sofferto per la prima volta, forse, cosa fa? Si nutre della nostra tristezza, delle nostre paure e quindi, boh, ci induce incubi. No, il doggo, a parte che è palesemente una mucca comunque, però... Adesso succederà qualcosa di orribile, di orribile col cane, sicuro. Oh, bello. Cos'è sta cosa? Non posso fare niente. Siete pronti, così, a vedere cose bellissime pure col cagnolino? Il cane mucca. Sto andando a caso, non penso che si faccia così. Forse, ecco, così, così. Faccio mettere la nuvola qua sopra. Qui. Non mi sembra un'ottima idea. Allora, c'è qualcosa qui. Ah! Sì, però non va bene questa cosa, giusto? Oh.
Stanotte dormo con la lucina accesa. Io... Quindi in realtà la creatura era solo incazzata perché aveva un dente guasto. Ok. Ah, e adesso siamo normali. Lui è contento perché noi siamo tristi. Ok. Quindi quello è probabilmente il ricordo di quello che è successo. Quindi noi abbiamo perso il cane. Allora, il cane non posso toccarlo. Cosa mi sfugge? Ah! Ecco, ho capito. Cosa sta succedendo? Perfetto, perfetto. No, che palle. Fammelo fare solo qui, non farmi mai più camminare con questa cosa, ti prego. È tipo la cosa più scomoda dell'esistenza. Ok. Un mezzo di trasporto come un altro, una palla di qualcosa. Sono quasi carini. No, non è vero, non sono carini. È un bolo satanico praticamente, un bolo di gatto. Non posso far nulla qua, sto... No, si è rotta! La grande migrazione delle palle di cosa? Esatto, sì, no, un evento storico conosciuto.
Ecco, adesso mi fa tanto True Detective, Re Giallo, non lo so. Sì, però sto cane di merda dovreste addestrarlo, sì? Wendigo, che cazzo? Poi sapete che non si dovrebbe dire la parola Wendigo perché è irrispettoso nei confronti della cultura originaria in quanto la creatura tipo, ti prende l'anima, una cosa del genere, se tu la nomini, quindi non andrebbe nominata, non andrebbe neanche scritto il nome. Tu lo devi scrivere censurato perché ormai, capito, ci sono fatti moderni, quindi anche su Twitter non la devi scrivere la parola con la W. Voi pensate che sto scherzando, ma ho visto gente che si è offesa perché magari degli artisti andavano a rappresentare creature mitologiche, fra cui il Wendigo. Non si fa, non si scrive, perché poi ti prende l'anima. Esatto. Quindi cosa devo fare? Dovrò fare qualcosa, penso. Posso... Dov'è il mouse? Non posso fare niente. No, non capisco. Sono... Devo afferrarli. No, mi sparisce il mouse. Non posso... Ok. Ok. Un classico. Perfetto, perfetto. Bene. Tutto a posto. Gli stavano facendo il solletico al cane, non vi preoccupate, il cane sta benissimo, non vi preoccupate. Ok, quindi adesso abbiamo la testa di sto schifo con un occhio solo, teoricamente non ci riconoscono. Stiamo andando a casa loro praticamente. E poi somigliano a noi. Cioè, sembrano dei bambini corrotti comunque. Vedete che hanno il tipo il pigiamino. Sono tipo i bambini corrotti da sto schifo Madonna. Io non me lo sarei tolto il cappellino, così per dire il cappellino. Io me lo sarei tenuto, però. Ok, il cane c'è ancora. Ah, era dietro. Sono morti, questi però sono i bestiacci morti. Facendo un casino, sto facendo.
Aspetta, sì, tra l'altro è apparsa. No, no. Quante ne posso impilare secondo voi? Ok. E niente, la live continuò a oltranza. E sei bastardo però, sì? Con la tua fisica finta. Attenzione. Attenzione. No! Stai fermo. Sta fermo là, stai fermo, stai. Non mi arrendo. Devo provare, devo. Stai là, stai. Raddrizzati. Maledetto. No! E vabbè, però la tua mamma so io dove lavorava, sì? Stai su. Allora, portate. No, no, mi dispiace, ma io devo riuscire a fare questa cosa. Devo riuscire a fare questa cosa. Non sto guardando la chat apposta perché mi state offendendo, lo so che mi state offendendo. Devo riuscirci. Sei stronzo. Cane piscia. Ok. Ma che cosa? Il vento è stato il vento. Era giusto. Immagino non sia la cosa giusta da fare. Probabilmente devo riprodurre la piccola effigie che c'era prima. Non devo mettere tutte queste pietre. Sono io che sto facendo la cretina. Forte. Non dondolare. Secondo me almeno due. Almeno due ce le posso mettere. No! No, no, no! No, 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 allora, almeno due medie secondo me ci stanno. Secondo me almeno due medie ci stanno. Tre no, ma due sì. Che faccia di merda! Aspetta. Tutta storta. Allora.
Aspetta. Ok. Non ci sta nulla, è troppo tonda. È troppo tonda. Aspetta. Ok, attenzione. Grande, a posto. Soddisfatta. Più di questo non posso fare. Il mio lavoro qui è finito. Il mio lavoro qui è finito. Ok, fatto questa cacata. Penso di dover semplicemente mettere tre sassi. Credo, aspetta. Esatto. Vedete che si sta accendendo la testolina. In realtà andava fatto, credo solo. Andava fatto solo questo. Io l'ho fatta particolarmente complicata. A posto, giusto? Sì, ok. Che trip. Avevo bisogno psicologicamente di distrarmi un secondo e fare questa cavolata con le rocce perché cosa sta succedendo? Cuti però ha un po' rotto i coglioni, sì, Cuti bello, canuzzo però un guinzaglietto io glielo metterei. Bella così. È finito? Hit, esatto. Mi sta finendo l'effetto dell'antidolorifico. Oh no. Che strani pesci. Ma salve. Ricordavo un po' appunto Amidala. Mi aveva dato l'impressione dalle zampette che era una cosa però di legno, no? Vuoi esatto mangiare questo? No? Eccolo là. Beh, bene. Cosa porca puttana? Ho tirato a indovinare, ho azzeccato. Devo tirargli i peli del naso. Ma
afferra i peli del naso. Bene, bene. Dai, su. È asceso, perfetto. Ah. Oppete! È a posto, qual è il problema, no? Cosa è mai successo? The Cat Lady? Grazie. No, non l'ho giocato The Cat Lady. Oh no, delle fiammelle a bassa risoluzione. La mia... ok. Ah, lo devo fare al contrario. Ok, devo farlo al contrario. Però non si muove. D'accordo, d'accordo. Devo aprire io la bocca. Diventa sempre più grasso. E dai, piglialo. Grazie per la testa. E ci risale, ma mica... allora voi guai, sono guai cercati questi però, scusami. No, che...
capendo. Non sto capendo. Questo io non posso far niente. Io posso fare spawnare occhi, ma che me ne frega? Questo mangia. Mi caghi gli occhi? Questa non posso spostarla. Posso solo staccarla. Ma a che serve staccarla? Ma non lo capisco. È il corpo del PG, sia io che c'è, che me ne faccio? Cioè, non capisco. È una mano, ma dove la devo mettere? Devo solo fare questa cosa? Solo questo? Solo... Sì, sono pezzi diversi, devo semplicemente fare... Deve solo mangiare sto coso? Non c'è un enigma, devo soltanto ripetere l'azione. Dagli più occhi? Perché deve crearmi il corpo, forse? Ah, io dovevo capire che se non mangiava abbastanza, faceva soltanto un pezzettino, io dovevo nutrirlo di più affinché creasse tutto il corpo. Acuto. Non ci sarei mai arrivata se non me l'avesse detto. Sarei rimasta lì a dire: ma c'è un ordine qui, devo fargli fare le cose. Dai, sali su sta roccia.
Questa era per l'epilessia. Oh no. No. Poi vibrano tutti. Questo fa tanto feti menati, cose brutte. Non toccarlo. Ecco. No. No, 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 no. Perché tutto questo? Non ci crede nemmeno lui. Sì, è un gioco per famiglie, è un party game, è palesemente un party game, vedete, ci sono anche gli enigmi, c'è la collaborazione perché bisogna capire un po' come risolverli, palesemente è un gioco per famiglie. Va bene, quella palla, la palla, il coniglietto, il cagnolino. Puttana! Io a parte girare non mi sembra che posso fare altro, eh. Dai, su.
faccio questo? Devo solo fare questo? Sì. Ok. Devo solo sbloccare, perfetto. Ah! Va bene. Alla fine riusciamo ad ammazzarlo, so stronzo. Il fatto che ci sia l'acchiappasogni comunque appeso è molto paradossale. Bene. Che gioco grazioso. Bene, che dire? Consigliatissimo. End, sì. E niente, sono state 2 ore molto educative. Devo dire che forse la parte più carina effettivamente è stata quella di mezzo, perché la prima praticamente cammini e basta, nella seconda hai degli enigmi, la cosa della bo la boss fight con le facce, con gli smile è veramente inquietante da morire. L'ultima parte sembra quasi che voglia mettere plot. La parte in mezzo è quella che mi è piaciuta di più, però sì, diciamo che scorre abbastanza. Sono forse veramente due o tre cose che non sono super intuitive, però da una parte sono io che sono rincoglionita, dall'altra un minimo di sfida comunque c'è, nel senso devi capirle le cose. Non voglio sapere che problemi ha la o le persone che hanno fatto, ecco, riconoscimenti, vediamo di chi è la colpa. Ok, non è una persona sola, quindi questo mi dispiace molto. Mi dispiace. Happy team. Ok. Mi sembrava comunque un lavoro un po' troppo massiccio per essere di una persona sola. Fattibile. Fattibile, però. Scusate, ho dato una botta al microfono. Però. Beh, bene. No, no, ok. The Cat Lady, va bene, me lo segno. Grazie ancora ovviamente per il pensiero. Dopodiché io adesso purtroppo vi devo salutare perché la mia resistenza al dolore è finita e devo andare a prendermi un antidolorifico. Avevo anche scelto questo gioco perché sapevo che durava poco. Avevo visto che un gameplay medio durava un'oretta e qualcosa. Io l'ho fatto durare il doppio perché sono scema. E poi mi sono fissata con i sassi, ovviamente, con i massi. Però ce l'ho fatta. Diciamo che per adesso, come potete notare, non sono proprio al massimo della forma. Quindi stare al PC mi fa veramente male fisico. Però dico, finché si tratta di qualcosa di sostenibile, così lo faccio volentieri. E mi fa comunque piacere averlo giocato questo gioco. E niente, quindi guarderemo anche questo The Cat Lady, per se ci vogliamo male. E io vi auguro un buon pomeriggio, una buona serata e noi ci vediamo prestissimo in una prossima live o in un prossimo video. Chiaramente questo video meraviglioso andrà ricaricato su YouTube affinché anche tutti gli altri ne possano fruire e stare male. Perfetto, grazie ancora a tutti. Ciao.